Buon pomeriggio e ben ritrovati a Ci sto dentro live, il nostro appuntamento settimanale per approfondire questo momento storico che stiamo vivendo. Lo stiamo facendo intervistando tantissimi esperti per avere coordinate, dritte istruzioni per l'uso anche sul come veramente vivere al meglio e aiutare soprattutto i nostri figli e le famiglie per superare, resistere, essere resilienti, appunto. Oggi con noi c'è il professor Alberto Villani, che è presidente della Società Italiana di Pediatria, membro del Comitato Tecnico Scientifico per l'Emergenza Coronavirus. Salve Villani, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Beh, la prima domanda è proprio rivolta a loro, alle bambine e ai bambini. Come stanno dal suo osservatorio? Cosa ci può raccontare? Ma guardi, innegabilmente è un periodo particolare, è un periodo anche di sofferenza, è il caso di dire, per tutti, e per i bambini senz'altro il fatto di non andare a scuola, di non poter uscire addirittura per un certo periodo di tempo ha rappresentato un limite non da poco. È anche vero, e come Società Italiana di Pediatria abbiamo cercato di sottolinearlo più volte, che in un momento di grande difficoltà per i bambini sta a noi adulti cercare di creare le condizioni migliori possibili, e quindi come Società Italiana di Pediatria abbiamo fatto un decalogo quando c'era la fase di blocco su come poter impostare la giornata, quindi come poterla scandire, quali attività fare. Però chiaramente a seconda delle situazioni per i bambini è stato un periodo sicuramente di sofferenza, ma anche per le famiglie. Ma la fase 2 non è da meno, nel senso che anche adesso bisognerà trovare delle modalità. In poche parole, il coronavirus ha stravolto le nostre vite, dobbiamo tutti renderci conto che esiste un prima coronavirus, un durante e speriamo si arrivi poi finalmente a un dopo, ma dobbiamo un po' adattare il nostro modo di vivere a questa situazione. Allora, noi sappiamo bene quello che farebbe bene ai bambini, giocare, correre, socializzare, avere contatto fisico. Dall'altra parte, ora per il loro bene, per il bene della collettività, quasi stiamo chiedendo di non fare i bambini ai bambini. Ecco, come si può trovare un giusto equilibrio? Ma guardi, un'osservazione che secondo me merita di essere fatta è che i bambini sono molto più in gamba e capaci di ubbidire a delle regole che noi gli adulti, nella gran parte dei casi. E addirittura questo si è evidenziato soprattutto per gli adolescenti. Detto questo, è chiaro che dobbiamo farli partecipi di ciò che sta accadendo. Allora, io faccio sempre forse un esempio che sembrerebbe eccessivo, ma che non lo è, e pochi si sono interrogati di quella che è la situazione dei bambini nello Yemen, o quella che è stata la situazione dei bambini in Siria, piuttosto che per i bambini curdi. Quindi, e in tante altre realtà. Allora, chiaramente, nel nostro tipo di organizzazione sociale, questa è la prima volta, ma stesso nella mia generazione, io sono nato nel 1958, questa è la vera prima situazione particolare di stress mondiale che mi ritrovo a vivere. Beh, è chiaro che è una novità che deve saper essere affrontata. Quello che però posso dire e garantire è che c'è una grandissima attenzione da parte del governo, di alcuni ministri proprio per competenza, in modo particolare il ministro delle pari opportunità della famiglia, la professoressa Elena Bonetti, ma non solo, dell'onorevole Zampa che è il sottosegretario alle politiche dell'infanzia, del ministro Azzolina dell'istruzione. C'è grande attenzione, e quello che bisogna cercare di trovare è un equilibrio tra quelle che sono le sacrosante esigenze dei bambini e delle famiglie e la tutela della salute, nel senso che non dobbiamo mai dimenticarci che anche se l'Italia in una fase iniziale era stata quasi derisa da alcuni governanti di altre nazioni per quelle che erano le misure che venivano adottate, è diventata poi un modello che viene seguito da tutti, proprio perché in una condizione di pandemia drammatica si è riusciti, grazie a tutta la popolazione, a contenere l'infezione. Allora, quante più cose riusciremo a fare? Quanto sarà corretto il nostro comportamento? Allora, non è impensabile che i bambini possano riprendere progressivamente delle attività, ma starà a noi adulti, alla politica, organizzare delle modalità che rendano questo sicuro. Ma poi sarà compito di ogni singolo cittadino. Quindi, come dice giustamente lei, come facciamo a dirlo? Lo dobbiamo dire, perché ne va della salute. In questi primi giorni di riapertura soft, insomma, le scene quotidiane le stiamo vedendo, si stanno ripopolando un po' i parchetti con bambine e bambini che giocano,
alcuni preadolescenti iniziano a passeggiare, magari anche con un amico, li abbiamo visti anche camminare a distanza di un paio di metri l'uno dall'altro, ma comunque insieme. Gli adolescenti che ancora invece quasi hanno paura a uscire dalla loro cameretta, no? Hanno forse paura di essere untori, no? Abbiamo visto una sorta di presa di consapevolezza in loro. Ci può dare qualche dritta sulle varie fasce d'età? A cosa dobbiamo stare attenti in questo momento? Ma guardi, l'analisi che ha fatto è estremamente corretta, cioè gli adolescenti che in realtà erano già più usi a una vita sui social hanno probabilmente saputo gestire per certi versi meglio l'emergenza, ma è un'emergenza nella quale in alcuni casi si sono anche ritrovati. Nel contempo però, proprio per l'età che hanno e quindi per la capacità di comprendere quello che sta accadendo, sono anche in certi casi più timorosi. Allora, quello che bisognerà fare è proprio fare un'opera di educazione. Io credo moltissimo in quello che deve essere fatto dalla comunicazione in tutti gli ambiti, quindi non solo televisivo, radiofonico, sui social, sulla carta stampata, perché secondo me dando delle corrette informazioni si riescono poi più facilmente a ottenere i comportamenti corretti. Allora, bisognerà far capire che quando si è trattato di star chiusi in casa, bisognava stare chiusi in casa e che adesso ci deve essere una nuova modalità di socializzazione che è diversa da quella di prima, ma che può avere lo stesso intensità e valenza anche se non c'è un contatto fisico in questa prima fase. Dovremmo chiedere alle nostre bambine e ai nostri bambini di indossare sempre la mascherina, secondo lei? Allora, guardi, questo è un altro argomento sul quale, per quanto ci si risoffermi frequentemente, non riusciamo mai ad arrivare a un punto, anche perché poi chiaramente la situazione è anche quella che cambia. Allora, quello che adesso il governo ha stabilito è che sotto i 6 anni non c'è bisogno di indossare la mascherina, ma questo significa che chi è intorno ai bambini di 6 anni, nelle situazioni in cui c'è un potenziale rischio, devono indossarla, e sopra i 6 anni va indossata solo nei locali chiusi. Quindi, in poche parole, se io esco e sto al parco non ho bisogno di indossare la mascherina se mantengo quello che è forse preferibile chiamare il distanziamento fisico, non sociale, perché la socialità deve mantenersi, quindi devo garantirmi il distanziamento fisico dagli altri e allora la mascherina non è necessaria. È anche vero che anche qui va fatta un'ulteriore distinzione tra quelli che sono dei presidi sanitari, medici, le mascherine che servono a medici e infermieri, e quella invece che è una mascherina sociale, quindi un presidio che non è medico e che deve semplicemente garantire la protezione delle vie aeree dell'interessato ed evitare anche la dispersione di queste goccioline di saliva che ognuno di noi emette parlando, cantando o starnutendo. Quindi anche questo va detto, non deve essere una mascherina di tipo medico, basta una barriera di protezione. Guarda, le chiedo anche cose molto pratiche, che sono poi quelle che interessano ai genitori. Questo vuol dire che comunque i bambini possono utilizzare un'altalena che poco prima è stata utilizzata da un altro bambino, possono lanciarsi un pallone a distanza, o anche qui ci sono attenzioni che devono tenere. Allora, guardi, anche su questo ci sono una serie di possibilità. Quindi, se noi volessimo adottare un criterio di assoluta, totale prudenza, chiaramente meno cose si fanno e meno rischi si corrono. Vogliamo dire che per usare l'altalena sarà il caso di, con una salviettina disinfettante, passarla dove devono essere messe le mani? Facciamolo, se questo può contribuire a una maggiore serenità. Si sta ponendo il problema, per esempio, dice, nella pallavolo, se si gioca passandosi la palla, che rischio si corre? Però sappiamo anche dell'importanza del lavaggio delle mani. Allora, massima tutela, indossare dei guantini e usare l'igiene delle mani, oppure giocare con la palla ricordandosi poi di non toccarsi in faccia o gli occhi e prima di riprendere qualsiasi cosa lavarsi le mani o lavarsele frequentemente. Quindi è chiaro che dovremo adottare delle misure senza avere eccessi che rendano poi la vita al confine con diciamo la psicopatologia, ma nel contempo avendo degli atteggiamenti di prudenza. Lei, professore, ha una lunghissima esperienza anche di bambine e bambini, di confronto anche con loro, no? Per spiegare in caso di malattie che cosa hanno. Questo è il momento in cui ai bambini e alle bambine dire la verità, cioè loro stessi devono diventare complici di questa prevenzione, come lei ha appena detto, insomma.
Ma guardi, grazie anche di questo, i bambini hanno una capacità di comprendere che è sorprendente. Mi creda, è sorprendente, non c'è nulla di più sconvolgente per quello a cui può essere abituato un adulto, della maturità e della capacità di un bambino, per esempio, di recepire una diagnosi molto molto brutta, e nel contempo la capacità che hanno i bambini del rispetto delle regole, cioè i bambini hanno bisogno della verità. Quando a un bambino vengono dette le cose e si ha soprattutto la credibilità e l'autorevolezza ai suoi occhi, il bambino fa quello che deve fare. Quindi bisogna avere molta più fiducia nel bambino. Chiaramente con alcuni soggetti per motivi caratteriali questo è più facile, con altri è più difficile, ci sono delle fasce d'età che sono note per il perché continuo e quindi bisogna avere pazienza, però i bambini sono veramente un meraviglioso contenitore, quindi sta a noi adulti sapere cosa metterci dentro e quello che ci mettiamo dentro poi ritroveremo. Molti genitori in queste settimane hanno avuto paura di andare all'ospedale o a fare visite specialistiche. È una paura giustificata? È una paura che vi preoccupa? È una paura che ci preoccupa moltissimo e spiego anche il perché. Proprio per quella che è stata la situazione sanitaria che si è creata, i bambini chiusi in casa si sono ritrovati ad avere necessariamente meno attenzione e anche in avere una difficoltà di fare quelli che possono essere dei normali controlli, proprio perché c'era il rischio del contagio e quindi i medici del territorio hanno dovuto gestire le loro attività in una maniera differente che non prevedeva nella gran parte dei casi il contatto e quindi quello che si è venuto a determinare è che i bambini sono arrivati spesso in ospedale tardi, quindi non abbiamo più osservato appendiciti ma peritoniti, bambini che devono fare dei controlli regolari proprio per questo timore, sono arrivati tardi o non sono arrivati. Allora, le famiglie vanno tranquillizzate, anzi, diciamo che questa drammatica situazione ha ulteriormente dimostrato la validità dell'ospedale proprio come presidio sempre aperto e sempre disponibile per tutti e che è in grado di garantire dei percorsi differenziati, quindi devono essere rasserenati anche i genitori sul fatto che chi ha dei sintomi compatibili con l'infezione da coronavirus prende una strada e gli altri un'altra, ma se c'è un problema il bambino deve essere portato in ospedale in piena sicurezza e tranquillità. Ricordiamoci anche i numeri, ad oggi bambini soggetti in età evolutiva da 0-18 anni positivi al coronavirus sono 3.000, quelli che hanno avuto bisogno di ricovero sono stati il 7%, nei bambini le forme sono molto più lievi che non negli adulti. Io sono molto più preoccupato per i bambini non Covid rispetto a quelli Covid. Ma pensa quindi che può essere anche l'occasione, quello che è successo, quello che sta accadendo, per cambiare un po' il rapporto tra le famiglie e i pediatra, nel senso può nascere una nuova forma anche di patto, di alleanza, di apertura, di confronto? Credo che sarebbe imperdonabile non tener conto di questa esperienza. Noi abbiamo compreso quanto fossero importanti i dipartimenti di prevenzione, quanto è importante nella sanità disporre di specialisti che siano competenti in situazioni di emergenza e dobbiamo tener conto che questa emergenza molto verosimilmente non sarà l'unica tra 5, 7, 10, 15 anni, non le so dire, ma potrebbe esserci nuovamente un virus. Allora avere dei medici esperti di prevenzione e sanità pubblica è fondamentale e questo è un primo tratto. L'altro aspetto è una riconsiderazione sul ruolo medico, cioè noi dobbiamo certamente disporre di professionisti che siano in grado di affrontare anche situazioni critiche, quindi che sappiano gestire pazienti che possono avere bisogno di assistenza intensiva o semi-intensiva. Allora, tutto questo secondo me deve rientrare in una progettualità perché sarebbe veramente, diciamo, poco prudente e poco intelligente non ricordarsi di quello che è accaduto. Lei pensi semplicemente al problema vaccinazioni, il non disporre più di centri vaccinali dedicati specificamente alle vaccinazioni con personale qualificato ha fatto sì che per molti bambini vaccinarsi sia diventato un problema in alcune realtà, quindi solo in quelle realtà in cui per fortuna erano rimasti in piedi dei centri vaccinali ben funzionanti le vaccinazioni sono state fatte. Allora, da tutti questi segnali noi dobbiamo imparare e metterci nelle condizioni di avere una sanità che è stata peraltro esemplare, ottima e
era e resta la migliore al mondo, ma per renderla ancora più efficiente. E professore, prima di salutarla non posso non farle una domanda sulla scuola. Le vorrei chiedere quando riaprirà la scuola, ma non voglio sapere la data, voglio sapere quali saranno le condizioni che permetteranno alla scuola di riaprire. Guardi, questo non è purtroppo nelle mani né del governo né dei nostri ministri, che si stanno veramente attivando in maniera straordinaria, ma dipenderà dal coronavirus, quindi da quello che questo virus ci riserva. Quello che le posso dire però, e lo posso dire perché oltre a far parte del Comitato Tecnico Scientifico, ho l'onore di far parte anche del Comitato di Esperti del Ministero dell'Istruzione, che si è attivamente in opera, in azione, e con un nucleo di persone molto estese che lavorano sia nei ministeri che sono state anche selezionate per dare un contributo, per far fronte ai possibili differenti scenari. E quello che le posso dire è che per me è stato piacevole scoprire la competenza e la dedizione di molte di queste persone, che stanno veramente facendo un ottimo lavoro, dall'architetto che sta pensando a un nuovo modello proprio architettonico, quindi abbiamo dei progetti a breve termine, brevissimo termine, che sono rappresentati dall'esame di Stato e poi dalla ripresa a settembre, ma anche una progettualità che va oltre nel tempo. Come società di pediatria, noi per esempio abbiamo sempre manifestato un sogno, che sia quello di avere l'educazione sanitaria, l'educazione civica dalla materna fino alla fine del ciclo che prevede poi le scuole medie superiori, e di poter offrire in maniera diffusa in tutta Italia, in tutte le situazioni, l'educazione al bello e all'arte, la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale, di fare sport. Quindi se tutti questi sogni si realizzeranno, non glielo so dire. Quello che le posso dire è che c'è un grande entusiasmo. Abbiamo la fortuna di avere dei ministri, il ministro Elena Bonetti delle pari opportunità della famiglia, la ministra Azzolina, fortemente motivate, competenti, ma soprattutto appassionate dell'età evolutiva. E quindi per me pediatra questo è una sorta di garanzia di successo. Credo che davvero si riusciranno a fare delle belle cose. Professor Villani, grazie davvero per questa chiacchierata. Ci ha anche rassicurato sul fatto che sì, il coronavirus lascerà segni nello sviluppo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, ma loro stessi hanno risorse per affrontare e superare questi segni, no? Farne memoria, farne tesoro, probabilmente trasformarli in altro. È ruolo anche di noi educatori, di noi genitori, di noi professionisti aiutarli in questo, però mi sembra il suo messaggio di speranza in questa direzione. Beh, però di una speranza che si basa su delle concretezze, quindi non è semplicemente ottimismo, ma è la concreta valutazione di una prospettiva possibile e realizzabile. Ed effettivamente, anche se è un po' una frase che a me veniva ripetuto dai miei nonni e dai miei genitori, è vero che talvolta nelle situazioni di criticità e di sofferenza possono nascere poi invece delle opportunità meravigliose, e mai come in questa situazione credo che quello che dicevano loro può essere creduto e può rappresentare una speranza per tutti. Ringraziamo davvero il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, per essere stato qua con noi oggi a Ci sto dentro live. Come sempre vi invito a seguirci comunque giorno dopo giorno sul nostro sito, dove troverete dritte, suggerimenti e anche istruzioni su come riempire, occupare o, come diciamo noi, colorare questo tempo sospeso, che sta diventando un tempo lungo, ma appunto ci ha tolto tanto, ma ci sta dando anche tanto. Grazie ancora, professor Villani. Grazie a voi.